Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video su Big House e oggi con il video di Esplosione del Destino. Questo box rivoluzionerà completamente il meta. Il meta si trasferirà verso nuovi mazzi e nuove strategie. Non distrugge il meta che già è presente. Comunque si giocherà Triple Gate, comunque si giocherà Drytron, comunque si giocherà PK e compagnia bella. Anche se PK riceverà dei nuovi supporti probabilmente a gennaio, quindi restate sintonizzati quelli che giocano PK. Ma per quanto riguarda Bode, escono due nuovi archetype che molto probabilmente prenderanno piede nel nostro meta. Ma partiamo con calma. Il set uscirà il 4 novembre 2021, esattamente una settimana dopo l'uscita della Baroness e di LED 8, giustamente, perché la Konami si è ritrovata agli ultimi 3 mesi dell'anno per buttare fuori dei set decenti. Grazie, grazie Konami, grazie. Niente da dire. E questo set finalmente introduce Swordsoul, che stavano aspettando tutti da un sacco di tempo, da quando sono stati annunciati in Giappone, hanno visto che facevano meta e tutto quanto. Ci sono solo e unicamente video di Swordsoul dappertutto e i Migra Brezza, che sono stati tradotti da Fluanderis e per fortuna direi anche perché Fluanderis come nome non era così bello, eh. Non era così. Migra Brezza è già più accettabile. Sono contento che abbiano tradotto Migra Brezza. È letteralmente quasi tradotto uguale, anche se in realtà Flowand sarebbe vagabondo, però Brezza vagabonda era un po' brutto, quindi Migra Brezza ci può stare, carino. Ma cominciamo a parlare di questi due archetype a questo punto. Il primo archetype, ovvero Spadanima, è un archetype combo, ha una giocabilità molto 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 simile a Tri-Brigade, quindi se già giocate Tri-Brigade è carino anche provare questo mazzo qua. Il problema di questo mazzo è che costa tipo 10 volte Tri-Brigade. Escono esattamente 4 carte di main, tra cui una carta utility che sia utilizzabile per Swordsoul e anche per il caduto di Albaz, che è Ecclesia. Ecclesia è una carta mostro che si tributa di costo, effetto rapido e ci permette di evocare un Swordsoul oppure un caduto di Albaz dal deck. E lei è starter di tutte le combo di questo mazzo ed è Secret. Grazie. A differenza dell'altra Ecclesia che è molto più forte, però è uscita Ultra. Vabbè. Gli altri tre mostri di main che si utilizzeranno tutti più o meno in 3x, poi dipendono i rate dei mazzi, ma sicuramente Moie è quella che si giocherà in 3x in qualsiasi variante del mazzo ed è quella che fa partire tutte le combo, rivela un mostro dalla mano e ci fa evocare un token per fare sincro. I mostri di extra deck sono molto molto interessanti, tra cui Chi Xiao, che è un gran mostro, un cerchino o un banisher delle nostre carte per far partire vari effetti e soprattutto un negate per mostri sul terreno, bannando carte che potrebbero anche triggerare, tipo la magia o la trappola possono far partire i loro effetti. La trappola crea token, mentre la magia aumenta o diminuisce i livelli. Carta magia molto interessante sicuramente comparsa Spadanima, ovvero la rotta di Archetype, che non solo cerca Spadanima, ma anche se controlliamo un sincro cerca i mostri Wyrm. E questa carta ha causato il buyout completo di Arch Nemesis Protoss, solo perché questa carta cerca anche lui. Vabbè, non credo che Arch Nemesis Protoss sia utile in questo mazzo, anche perché ho visto Lizzie, cioè, fino adesso non è mai stato utilizzato e mi sembra abbastanza strano. Quindi, per chi ha Protoss, è contento e può anche venderlo perché tanto sono 10 euro di carta. Per chi non ce l'ha, non piangete, probabilmente non è che serva così tanto. Infine, la loro trappola esce common e la carta magia Sommità Sacra Spadanima esce super ed è un reborn di Archetype. Quindi hanno un reborn, un rota, un cerchino di extra, tre mostri di main che si evocano e fanno evocazioni special e fanno X-Synchro infiniti. È bel mazzo. Il mazzo è veramente consistente. Il fatto è che il problema principale del mazzo è che parte con almeno due carte, perché dovete avere una carta e uno scartino oppure una carta mostro da rivelare per Moie oppure Long Yuan. Però, se partite anche Tri-Brigade, bisogna dire che non è che abbia tutte queste one card combo. Però Tri-Brigade ne ha un po' di più perché ha Fractal, può fare Kit, può avere vari eventuali Extender. Mentre qua il mazzo è soltanto comparsa Spadanima oppure Ecclesia, che Ecclesia anche bisogna dire che non è che parta da sola. Quindi non sono vere e proprie one card combo, però comparse one card, quindi ci può stare. Il secondo archetype sicuramente è Migra Brezza. Un archetype abbastanza differente da quelli che ci sono esattamente nel meta. Un archetype che vi locca le special summon, quindi potete solo fare normal. Ma è un mazzo che fa molte normal summon.
Molte. La meccanica del mazzo semplicemente è evocare e fare catene di normal summon, perché ogni effetto dei vari uccellini presenti vi permette di evocare normalmente un altro uccellino dalla mano. La cosa più divertente è che vi permette anche di fare delle giocate molto forti con altre carte esistenti in Yu-Gi-Oh!, come la statua barriera, che è evocabile e tutti i nostri mostri sono bestialata, quindi non abbiamo nessun problema. Soprattutto non facciamo evocazioni special, quindi ancora meglio. In più possiamo giocare Mega Ryza per rimbalzare varie eventuali carte sul terreno, oppure giocare vari negate come Apex, anche se non è così incredibile come carta. Tra le carte più interessanti sicuramente Impi, che anche se sembra un effetto un po' particolare, è molto fastidioso. Lui fa skill drain praticamente per tutti i mostri in attacco. Basti pensare al fatto che se lui fate lui contro Triple Gate non fa niente, perché Triple Gate ha solo mostri in attacco che sono tutti Link. Quindi è veramente veramente molto forte contro parecchi mazzi. E soprattutto la mappa che era a terreno è sbroccata tantissimo. Vi permette di aggiungere normal summon, vi permette di cercare, di bandire, di evocare cose. È pazzesca. Il problema di questo mazzo? Soffre tutte le entrap, tutte, anche Nibiru, perché nel turno avversario, visto che questo mazzo gioca sia nel nostro turno che molto nel turno avversario riesce a fare più di 5 summon e beccarsi Nibiru. Quindi questo mazzo soffre tutte le entrap, tranne una, ovvero Shifter, che è una entrap che secondo me andrà giocata e verrà giocata di main, anche per il fatto che Shifter, in un mazzo che può giocarla, molto spesso è auto-win. Di conseguenza il mazzo può giocare delle varie e molte carte interessanti. L'altro problema di questo mazzo è che o avete le carte staple che gli servono, oppure il mazzo costa 20 euro e le staple ne costano 500, perché dovete giocare le varie pot, ovvero Extravagance oppure la Prosperity. Dovete giocare Crossout perché, come ho detto, soffre tutte le entrap, tutte, e altre varie staple che sono importanti per questo mazzo, anche Mega Ryza che sta tipo a 18 euro adesso. Quindi se non l'avevate, avete fatto male ad aspettare. In ogni caso, il mazzo è veramente, veramente forte e si vedrà molto spesso in questo meta. Un altro archetype in questo set, e mi spiace dirlo, è Ghiaccio Giada. Ghiaccio Giada forse è l'archetype che è uscito molto peggio da questo set. È un archetype che aiuta i mazzi acqua. Il problema di questo archetype è che per attivare i loro effetti, la maggior parte delle carte presenti almeno in questo set, e poi non so le carte che arriveranno nei prossimi perché riceveranno anche dei supporti, fanno un meno devastante in mano e sul terreno. Vi dico solo che una di loro deve tributare se stessa dal terreno, mandare una carta dalla mano al cimitero per evocare un mostro acqua dal deck. Ok, evochiamo uno, però abbiamo mandato al cimitero due carte. Due carte. Non so se verrà utilizzato come engine da qualche parte, ma sinceramente, mazzi acqua forti ora come ora non ce ne sono. Magari verrà giocata qualche cartina in qualche, non so, magari in Mermaid o qualcosa del genere, però ne dubito fortemente. Uscirà una carta secret che è la peggiore del set, però. Oh, se trovate quella, potete andare a piangere in un angolino, probabilmente. Vengono supportati in questo set anche i Calibro Carica, ricevono un mostro rituale molto carino, nulla di che, ma molto carino. Un mostro Link che vi permette di evocare mostri topologico dal deck, dall'extra deck, fa cose, fortissimo, bellissimo, ed è anche il mostro di copertina del set. E in più Calibro Missile, un extender carino, livello 4 tuner. Si evoca special sotto un mostro Link, oscurità, e possiamo offrirlo per evocare specialmente un mostro macchina. Carino, può essere giocato secondo me in Orcust, è un extender oscurità, quindi ci può stare, oppure in un mazzo drago, che è carino, forse anche in PK, però è un livello 4, un po' brutto a giocare un livello 4 in PK che vuole fare livelli 3. Però è un extender. Uscirà ultra, quindi non costerà neanche così tanto. Vengono stampati anche i supporti per Sushi, che finalmente riceve le altre carte che gli mancavano. Per chi interessa. Per quanto riguarda Dispiace, so che è un mazzo che alle persone piace. Usciranno due nuovi supporti, ovvero l'altro fusione che fa 600 di danno quando, ogni volta che il vostro avversario attiva una carta. E in più si rievoca del cimitero gratis. Il problema è che perde il primo effetto. Vabbè. E Ad Libitum Dispia, che è carino, ma non so se queste due carte aiutino il mazzo a diventare più forte. Sicuramente nulla di più di quello che fanno adesso. Nuovi supporti di Magichiave. Vabbè. E soprattutto nuovo supporto per i Magistus, che finalmente diventano
giocabili, non che diventino un mazzo super competitivo e soprattutto per il loro costo effettivo non ha senso. Però è arrivato Zorua e Zorua è veramente interessante perché con la loro combo riuscite a chiudere con lui con tre mostri da extra diversi equipaggiati e negate Synchro Xyz e Link. Ed è una cosa buona negare questi tre tipi visto che sono quelli più utilizzati ora. Supporti pinguino, niente da dire, carini, rendono il mazzo giocabile e è finalmente diventato un bel mazzo for fun, molto for fun, però è carino da giocare. Mazzo Memotto, divertente, se volete giocarlo così random a caso. Non vi dico di portarlo al local perché non è che sia così forte. Però magari se volete giocarlo con gli amici, volete fare due prove con i for fun, proprio for fun più for fun, questo è carino. Per quanto riguarda invece staple un po' più consistenti, sicuramente Signore della Prigione Celeste, mostro livello 10 che 3000 d'attacco, 3000 di difesa. Questo coso lo rivelate e il vostro avversario non può spaccare le vostre carte settate. Non soltanto Magia Trappola, ma anche mostri, quindi in Subterror diventa la carta più forte della storia. In più, se è rivelato e possiamo evocarlo specialmente quando viene attivata una carta, not bad. Sicuramente è un bel mostro per tutti i mazzi Becro e da qui in avanti questa carta nega e proibisce a tutti di giocare carte come Lightning Storm, Spolverino, Twin Twister, Darkside e giocare al loro posto Evelly e Ciclone Cosmico, perché sono le uniche carte che autano sto coso. A quando lo Spolverino che banna le carte settate? Miao Click, carino, è un gattino che vi permette di essere evocato special quando viene attivato un terreno e soprattutto nega il terreno dell'avversario durante il vostro turno. Questa sì, è l'out perfetto per Mystic Mind, perché il vostro avversario attiva Mystic Mind, voi evocate specialmente questo gatto e la Mystic Mind del vostro avversario perde il suo effetto durante il vostro turno. E questo coso è statico, quindi Mystic Mind non ha effetto su di lui. Se avete problemi con Mystic Mind, un 3x di questo ci sta, tanto esce super e... Problematica Sunny di Live Gemella. Oh, finalmente esce l'in 4 della Twin che rende giocabile il mazzo, lo rende molto molto forte, molto molto versatile. Il mazzo già aveva un sacco di extender, carte che evocavano random e cose, e adesso riceve l'in 4 e l'in 4 è OP. Ha un 3003 d'attacco, quindi vi permette di andare giù di danni, vi permette di rievocare le due bambine dal cimitero per spaccare uno e pescare uno, e in più quando al cimitero si banna per mandare carta al cimitero all'avversario. Altro? C'è altro da dire su questa carta? No, è fortissima, renderà il mazzo, non dico un tier 1, ma probabilmente un tier 2 barra rogue, sicuramente diventerà e lo vedremo molto più giocato rispetto a prima. Lancio Cupido, Ashira Common è una carta che da sola fa FTK, semplicemente la giocate nella combo con Auroradon, tornerà la combo con Auroradon. Non so se i giocatori inizieranno a giocare di nuovo questa combo, anche perché perde comunque da Mono Entrap, però può portare fuori FTK, già ci sono le combo Eldritch Synchron che vi portano fuori Baronessa Araldo Savage con Auroradon. Già ci sono le combo di Virtual World che vi permettono di fare Savage, Baroness e cercare Lulu oppure Lily. Quindi, a regà, Virtual World best deck da ora in avanti. E soprattutto è uscita Common. Quindi se questa carta farà danni, con molta probabilità la prossima Banlist ci saluta. Però non penso faccia così tanti danni, sinceramente. Piccolo mondo. L'unico mazzo che può giocarlo in maniera seria e in maniera soprattutto abbastanza consistente, secondo me, è Virtual World. Quindi un altro supporto per Virtual World. Basta supporto per Virtual World. Gli avete dato teletrasporto, piccolo mondo e lancio cupido. Basta. Questa carta è soprattutto un gran meno. Non so se la giocheranno in Virtual World a questo punto. Magari sì, magari no. Si vedrà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi o prossime settimane. La carta è carina, è difficilissima da usare, letteralmente difficilissima da usare, soprattutto consiglio mio, state attenti ai Thras. Questa carta è il Thras più forte della storia, state attenti perché dovete stare attenti sia voi che il vostro avversario, che non date carte a caso. Ultima carta staple è Distruttore Fenice Sorvegliante, Eroe del Destino. Ebbene sì, il fratello minore di Dragoon è tornato, è arrivato da noi e porterà lui, insieme agli Swarlsorn e i Migrabrezza, un bel revamp del meta. Il mostro, sinceramente, è molto molto forte, è molto carino, soprattutto perché non soltanto il suo effetto è OP, spacco uno, spacca
una carta tua e una carta avversario. Se lui viene spaccato da un effetto di una carta che anche può essere il suo, durante la prossima standby piece puoi evocare un mostro eroe del destino dal cimitero che può essere lui. Quindi avete praticamente un Pancratops che torna ogni turno. In più, i materiali che utilizzate per farlo sono più utili di Mago Nero e Drago Nero, sicuramente. Possiamo giocare Dasher, possiamo cercare Celestial e possiamo giocare Malicious. E semplicemente giocando questi target, Malicious ci dà un estendere. Il problema è che Malicious giocheremo due brick nel mazzo. Celestial ci fa pescare due bannendo due materiali dal cimitero. E per quanto riguarda Dasher, quando peschiamo un mostro e abbiamo lui nel cimitero, possiamo evocarlo specialmente. Veramente, veramente figo. Distruttore Fenice Sorvegliante sarà un mostro che si andrà a giocare. Il problema di questa carta è che noi abbiamo Dragoon. Quindi probabilmente i mazzi che giocano Dragoon e che hanno bisogno di Dragoon continueranno a giocare Dragoon. Mazzi che non hanno bisogno di Dragoon e vogliono avere carte extra potrebbero andare verso di lui. Sto pensando a un brutto mazzo e sì, questo qua sarà il supporto preferito per Sky Striker. Che palle. Semplicemente Skystriker avrà la sua bellissima combo, la sua backrow, lui in campo, alla prima cosa che fa l'avversario spacca se stesso più la carta che ha in campo e le sue backrow diventano di nuovo attive. E ha uno spacchino che aveva già perché tutti giocavano Pancratops e rigorosamente lo top deckavano ogni volta. Adesso ce l'hanno e possono andare anche primi, perché hanno Pancratops per andare primo. GG, GG, GG. Infine parliamo di Scara Soldato. Konami, TCG. Io sono del parere che avete un po' paura, che non è possibile che ogni caspita di mazzo esclusiva TCG sia orrebondo. Cioè, questo qua speravo abbastanza. Speravo, nel senso, i primi supporti erano quello che si evocava special, quello che bannava la counter, quello che si evocava special bannendo uno, il link indistruttibile, intargettabile che si pompava, spaccava, faceva cose, rievocava, quello che ti dava una norma aggiuntiva. Qua, una carta magica che fa token. Un mostro che rimescola 3 per evocarsi. Un coso che evoca special e non fa assolutamente niente di importante. Potevate fare l'archetype insetto più forte della storia e siete andati col contagocce anche stavolta, come avete fatto con Spiral. E Spiral ha ricevuto il bel supporto dal Giappone. Quindi l'unica cosa che possiamo sperare adesso, per quelli che volevano giocare a questo mazzo, è che effettivamente dal Giappone arrivano dei supporti abbastanza decenti per sopportare questo povero mazzo che la prima wave è stata incredibile, la seconda wave è stata meh. Infine, per quanto riguarda le Starlight, per chi vuole sbustare delle Starlight, sono state messe come Starlight Ecclesia, Trouble Sunny, Xixiao, Migrabrezza e Gufo Neve, che tra i due avrei preferito Impin, però va bene lo stesso. E Stratos, per quelli che vogliono giocare Hero alla massima rarità, possono giocare Stratos. Altri soldi da pagare per un mazzo che già costa infiniti soldi per niente. Queste bode. Sinceramente, questo set è uno dei migliori dell'anno. È che non è che ci voglia tanto, comunque, però. Il mazzo introduce due mazzi meta e dei staple veramente, veramente forti. È un ottimo box da comprare così, proprio a bruciapelo andate al negozio e comprate, perché se avete un po' di fortuna ci rientrate sicuramente, anche perché ci sono 6 secret su 10 che valgono parecchi soldi e soprattutto sono tutte carte più o meno importanti per il meta. Se poi dopo aprite il box e trovate Zoroa e Tremont, non so cosa dirvi, non so assolutamente cosa dire. Quindi, sinceramente, un box, due box di Bode la prenderei se vi interessano i mazzi, se non vi interessano pacciamo e andate di singole. E per quanto riguarda questo video è tutto. Noi ci vediamo al prossimo, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, come sempre, campanellina e ciao Ez!